Perla della provincia di Treviso è una delle poche città murate della regione che è riuscita a mantenere intatta la sua struttura medievale. È nota anche per essere la città del Giorgione. Benvenuti a Castelfranco Veneto. A pochi chilometri da Treviso si apre lo scenario di un museo storico ed artistico a cielo aperto. Questa meta è da sempre apprezzata anche per la sua strategica posizione. Molto accogliente, grazie al suo glorioso passato, ci traghetta naturalmente in luoghi ricchi di cultura e leggende. E poi è la destinazione perfetta da esplorare a piedi, con i suoi eleganti portici custodi di secoli di storia. In queste giornate dell'Avvento ci offre la possibilità di fare un viaggio esperienziale nei suggestivi mercatini di Natale sotto le mura. Castelfranco Veneto ci aspetta. Siete pronti a partire per una gita fuori porta? Il centro storico ha saputo mantenere intatto gran parte del nucleo più antico, che è caratterizzato da un castello e da un'alta cinta muraria davvero molto ben conservata. Il fulcro della città è Piazza Giorgione, luogo di incontro dei castellanesi. Gianfranco, ma che piacere incontrarti qui in uno dei luoghi simbolo di questo territorio. Beh, benvenuto a Castelfranco Veneto. Effettivamente alle nostre spalle abbiamo Villa Barbarella, che è un edificio storico e che riporta alla storia di Castelfranco, perché è la casa natia di Giorgione. Quando si arriva a Castelfranco Veneto ci si trova proprio nel cuore di questa splendida regione. È così, geograficamente siamo proprio al centro. Lì abbiamo 6 vie di comunicazione che vanno dal nord le montagne per arrivare a Cortina, alle Dolomiti, al sud a Venezia, Jesolo, naturalmente Vicenza, Padova e di conseguenza città importantissime che possono dare una ospitalità culturale di notevole pregio. Il nostro viaggio ci porterà alla scoperta del Natale, quindi una veste festiva, ma ci sono anche altre storie inedite da raccontare. Storie e leggende della nostra bella Castelfranco Veneto che stamattina ti racconterò. E allora andiamo! Beh, siamo di fronte alla casa di Tuzio Costanzo, che ha nella storia di Castelfranco un'importanza notevole perché diventa amico di Giorgione e gli commissiona la pala che poi vedremo e ammireremo in Duomo a Castelfranco Veneto. Come vedi ci sono appunto il richiamo di Venezia dalle trifore che vediamo esposte e qua appunto all'interno ci sono anche degli affreschi non di opere di Giorgione ma di pittori dell'epoca. A pochi metri già un'altra storia. Eh sì, così. Come vedrete, questa destinazione turistica ci dà la possibilità anche di scoprire e approfondire delle leggende legate a Giorgione. È proprio così, in questo affresco che abbiamo sulla nostra destra, che è rappresentato da Giorgione che porta a passeggio la sua innamorata Cecilia, affresco attribuito a Noè Bourdignon, ma potrebbe anche essere una storia diversa perché viene naturalmente, si dice, ricavato da un timpano della villa di campagna della regina Cornaro. E girando l'immagine che cosa avete individuato? È rappresentato il bambino, il frutto dell'amore di Giorgione con Cecilia. Sulla pancia del cavallo si vede l'immagine del bambino. Beh, questa è insomma diciamo un po' una notizia. È una notizia interessante che può attrarre i turisti che arrivano a Castelfranco e che si possono fermare ad così ammirare questo bellissimo affresco che sicuramente è di notevole pregio. Ma noi di strada ne abbiamo da fare, io direi di andare insieme. Benissimo, andiamo. L'aria di festa qui è davvero dietro l'angolo. La Galleria del celebre Teatro Accademico torna ad ospitare anche quest'anno la tradizionale mostra dei presepi, giunta alla sua 29esima edizione. Il gruppo AIFO di Castelfranco Veneto propone la mostra di presepi provenienti da tutto il mondo, creati e collezionati da singoli artisti, scuole e persone diversamente abili.
Tra l'altro, questa iniziativa richiama l'attenzione sui valori della solidarietà e sull'emarginazione. Appena fuori dalle mura del castello raggiungiamo Palazzo Soranzo Novello, che oggi rappresenta anche il futuro di Castelfranco Veneto. È proprio così, il comune di Castelfranco Veneto ha acquisito questo meraviglioso palazzo storico per dedicarlo al museo della città. E noi ci troviamo davanti un'opera che ci porta poi a parlare di colui che è il personaggio, se vogliamo proprio principe, il più grande illustre cittadino. Con questa opera stiamo facendo un viaggio suggestivo, emozionale, perché ci avviciniamo a Giorgione, almeno lo dicono gli storici, ci avviciniamo a quello che è stata, diciamo, l'ispirazione, si ritiene, che Giorgione abbia tratto da questo dipinto, da questo affresco, e l'impostazione stessa con la Madonna con il bambino Gesù in braccio e i due santi che la venerano sotto è la stessa impostazione, come potremo vedere poi, della pala del Giorgione che è custodita in Duomo. E che noi fra poco andremo a vedere. Passo dopo passo ci troviamo dinanzi all'imponente Duomo di Santa Maria Assunta in San Liberale, l'edificio religioso più importante della città. La sua costruzione risale al XVIII secolo ed è opera di Francesco Maria Preti. Costruito nel luogo in cui si trovava una precedente chiesa romanica, il Duomo si presenta in stile neoclassico. All'interno troviamo opere di grande pregio, tra cui la famosa Madonna in trono col bambino, realizzata dal Giorgione, conosciuta anche come Pala di Castelfranco. Ritrae la Vergine tra San Gabriele e San Francesco ed è stata commissionata dalla nobile famiglia locale dei Costanzo. Accanto al Duomo si trova poi la famosa Casa del Giorgione, un museo che è stato aperto nel luogo in cui si trovava un tempo l'abitazione del pittore veneto. Giorgio da Castelfranco è infatti nato proprio qui nel 1477. Nel museo è possibile conoscere i dettagli della sua vita e le creazioni del Giorgione e ammirare anche una delle sue prime opere, il fregio delle arti liberali e meccaniche. Un'altra tappa imperdibile, meta di molti pellegrini devoti, è il piccolo oratorio della Madonna delle Grazie, il quale si trova sotto il porticato del Palazzo Comunale. Nell'affresco presente ad opera di Cesare Castagnola viene raffigurata la Madonna con bambino, angeli e l'Evangelista San Marco. Dovete sapere che questa città è in continua evoluzione e sempre molto attenta ad accogliere ogni forma di turismo, come quello itinerante. In via Valsugana di recente è stata rinnovata l'area sosta camper, a pochi minuti dalle mura. Nell'area dei giardini comunali, come vuole la tradizione, l'assessorato alle attività produttive della città ha allestito gli ormai tradizionali mercatini di Natale sotto le mura, un evento ormai ricorrente che scalda i cuori e li riempie di gioia nel fantastico periodo dell'anno che precede il Natale. Un'occasione imperdibile per trovare tutti i regali da mettere sotto l'albero, realizzati dalle sapienti mani degli artigiani. Questi mercatini sono molto apprezzati anche dalle famiglie, grazie ad eventi collaterali dedicati ai più piccoli, a partire da un simpatico e coloratissimo trenino. Questa è una gita speciale perché mancano pochi giorni a Natale e Castelfranco Veneto si mostra in tutto il suo splendore con un mercatino davvero molto particolare, Gianfranco. Sulla destra abbiamo il mercatino sotto le mura di Castelfranco Veneto e tra qualche giorno avremo la mostra mercato del radicchio variegato di Castelfranco Veneto. Sì, perché è una vera e propria eccellenza del territorio che viene celebrata il 17 dicembre, una domenica di festa, ma che cosa accadrà? Beh, verranno premiati i coltivatori di questo straordinario prodotto della nostra terra, che si raccoglie solo in questo periodo grazie alle temperature e al periodo invernale e che naturalmente è qualcosa di eccellente nell'ambito della gastronomia veneta.
Ci tengo anche proprio a precisare come questo mercatino sia poi un momento di festa per tutta la famiglia, insomma vediamo anche giochi, momenti ludici per vivere il Natale. Le famiglie vengono sabato e la domenica, questi mercatini sono affollatissimi, abbiamo il piacere di ospitare tanta gente e di offrire loro praticamente non solamente come si vede il mercatino sotto le mura, ma quell'offerta culturale che hai potuto ammirare anche tu nel corso di questa visita che hai effettuato a Castelfranco Veneto. E parlando proprio del radicchio, fra poco vi portiamo in un posticino, niente male. All'imbrunire la natura circostante diventa ancora più calda e accogliente. Ed ecco qui che il nostro itinerario ci riserva una sorpresa davvero gustosa. Raggiungiamo un luogo dove la natura, gli animali e il quieto vivere la fanno da padrona, in un caratteristico agriturismo, Dal Moro. E spinti dal forte richiamo e curiosità di conoscere quello che è il re della tavola, sto parlando del radicchio variegato di Castelfranco Veneto, incontriamo Simone che ci accoglie nel suo agriturismo, un vero e proprio paradiso, vedo degli animali e tanti prodotti buoni della terra. Certo, il radicchio variegato di Castelfranco per noi è il principe delle nostre tavole, soprattutto in questo periodo, perché è molto duttile, si presta a varie ricette e lo coltiviamo nella nostra azienda, assieme ad altri prodotti che trasformiamo. Ma non solo il radicchio, vedo anche una farina particolare. Certo, la farina biancoperla, diventata un presidio slow food, e anche questo cereale un po' riscoperto si presta a imbandire il nostro tagliere di affettati. Esatto, vedo polenta e soppressa. Polenta e soppressa, sì. E a questo punto, visto che siamo arrivati fin qui, vogliamo assaggiarla, io mi accomodo. Certo, ti sta aspettando il nostro assessore. E io vado in cucina a prepararvi due cosette. Ci vediamo fra poco. Eccomi a voi ragazzi con il nostro antipastino di radicchio variegato di Castelfranco, carne salata e mele. Buon appetito! Grazie Simone. Gianfranco, ci ritroviamo per questo momento di gusto con una vera eccellenza del territorio. Oggi abbiamo vissuto il turismo culturale, il turismo emozionale sotto le mura del castello con i mercatini di Natale e stasera degustiamo naturalmente il turismo esperienziale con il radicchio variegato di Castelfranco. E allora un brindisi a questa gita fuori porta che continua. Dopo questo piacevole brindisi torniamo al Natale sotto le mura, dove l'atmosfera cresce di ora in ora. Le luminarie diffondono un calore speciale per le vie del castello, un tocco di magia con le tante casette di legno dove è possibile riscaldarsi con prodotti enogastronomici locali e del buon vin brûlé. Raggiungere il comune trevigiano in questi giorni significa poter vivere un'esperienza immersiva nella bellezza senza tempo ed essere sempre accolti dall'autentica ospitalità degli abitanti stessi. Castelfranco Veneto è questo e molto altro e vi aspetta anche a Natale per vivere momenti di pura magia.